Assessore, allora vogliamo fare un po' di chiarezza su questa polemica. Innanzitutto le parole di Ancelotti, che sono abbastanza un'anomalia, no? Nelle polemiche tra il Napoli e il Comune alle quali siamo abituati. Poi, entrando nel merito, a che punto sono effettivamente questi lavori? Intanto abbiamo un altro attore in questa polemica, in questa telenovela. Mi dispiace che Ancelotti parla per occhi altrui, perché da quello che ci è stato segnalato non è andato allo stadio a vedere le condizioni degli spogliatoi, che tra l'altro dalle immagini diffuse dal Calcio Napoli e quelle che abbiamo noi sono completamente diverse. Fotografie scattate forse qualche settimana fa senza operai, i nostri operai lavorano fino a mezzanotte e proprio ieri mattina sono stato lì e ho avuto modo di vedere che ormai ci siamo, anche i pezzi igienici sono stati montati, ci sono addirittura sugli interruttori, quindi non abbiamo motivo di dubitare che, così come previsto, ampiamente annunciato, domani mattina vengano consegnati gli spogliatoi. Quindi voglio tranquillizzare i tanti appassionati, ma soprattutto la società, che fa fare un comunicato all'allenatore, insomma, alquanto strano, veramente è fuori da ogni logica, insomma, tirare in ballo colui che dovrebbe occuparsi dei meriti sportivi e dei fatti sportivi della squadra e non di queste questioni. Comunque, insomma, noi non abbiamo alcun motivo di essere preoccupati anche le vasche, insomma, che tanto hanno destato preoccupazione, erano un onere a carico del Calcio Napoli, neanche a carico, insomma, dell'ARU, che si sta, come dire, che sta ultimando appunto i lavori allo Stadio San Paolo. Quindi i tifosi stiano tranquilli, tutti contenti, avremo uno stadio degno di una grande città come Napoli. Ecco, proprio stamattina il Napoli su Twitter ha, oltre alle foto diffuse ieri, ha pubblicato un video in cui effettivamente le condizioni sono abbastanza preoccupanti. Credo che sia un video vecchio, poi vogliono alzare un polverone ancora su questa cosa, lo facciano, ma noi domani mattina consegniamo gli spogliatoi. Tra l'altro sono stati montati anche gli arredi, gli armadietti, c'è tutto, ci sono i lettini per i fisioterapisti, veramente non vedo altro. Poi vogliono dire altro o sono preoccupati per altro, questo ce lo facciano sapere, noi siamo pronti con tutto, a partire dalla convenzione che devono firmare. Ecco, appunto, la convenzione sullo sfondo, no, di questa polemica? No, assolutamente, insomma, noi siamo stati protagonisti di un lavoro non facile, anche col Consiglio Comunale, che giustamente ha fatto il suo lavoro. Ora c'è solo un obbligo, quello del Calcio Napoli, firmare questa convenzione, pagare gli arretrati e iniziare, insomma, in questo nuovo rapporto.